Ed eccoci tornati ancora una volta in studio con la chitarra di Mark Knopfler per parlare invece con Giulia 27, che è tornata da noi in studio per raccontarci questo album, lo stato attuale delle cose. Si parlava di alcune canzoni, in particolare Mio fratello e figlio unico, obiettivamente insomma titolo che ci ricorda un grande successo, ma su questo c'è un aneddoto. Sì, mi è capitato con questo pezzo di iscrivermi a un concorso molto bello che spero di poter rifare in futuro, perché premio Bruno Lauzi, lo fanno a Anacapri, e un posto bellissimo. Beh, avevo quasi le lacrime sul palco da quanto mamma era bello mia. Poi prima di me si esibiva Simone Cristicchi, quindi è stata un'emozione incredibile. Certo. E dopo l'esibizione mi era già stato chiesto come mai il titolo di questa canzone, cioè lo stesso titolo di una canzone di Renato Gaetano, una canzone molto importante. Certo. E avevo spiegato il motivo, sicché mi avevano detto guarda, comunque la canzone è molto bella, il titolo ci sta. E invece un membro della giuria, che non aveva sentito tutta questa discussione, non era d'accordo, e dopo la fine, la premiazione e tutto quanto, venne da me apposta per dirmi che la canzone, nonostante fosse bella, più bella di altre, lui l'aveva votata meno perché per il titolo. Non si fa. Ho provato a argomentare, a spiegare, ma lui era partito per la tangente, aveva la sua idea, non ascoltava, secondo me non ha neanche ascoltato tanto la canzone, e quindi da lì sono tornata a casa un po' alterata e da lì, e per non andare dallo psicologo, perché io non vado dagli psicologi ma scrivo le canzoni, ho scritto la canzone Tutta colpa di Rino Gaetano, che è nel disco appunto dopo a questa canzone, quindi esatto, sono proprio collegate. No? Comprate il disco e ascolterete la canzone. Ok, e quindi insomma ci hai fatto una canzone che poi ti è stato detto, sì, l'ho fatta, forse valeva la pena fare, sì, quella litigata, infatti, l'ho fatta ascoltare a un altro della giuria di quel concorso e mi ha detto cavolo, ti è uscito un gran bel pezzo, sì, che alla fine ti è andata bene. Giulia, a litigare con tutti dalla mattina alla sera per scrivere dei bei pezzi, va sì bene. Io spesso scrivo canzoni dopo litigate con amici o con conoscenti. Ecco, perfetto, vabbè, questo è anche abbastanza naturale insomma per un cantautore che comunque sì, ci mette dentro, no? Anche del suo, per buttare un po' di ironia su qualcosa che magari mi ha fatto arrabbiare e poi trasformare il sentimento che mi lega a quella vicenda. Beh, ma è bellissimo, magari facessero tutti così, infatti, no? Ma cioè, mi risolve un sacco di problemi, infatti. Cioè, sarebbe un mondo migliore. Certo. Secondo me. In ogni caso, parlavi di premi, ne hai fatti un sacco in questo tempo in cui non ci siamo visti, poi sono successe tante cose. Uno di cui ci tenevi a parlare, Musicultura, no? Se non sbaglio. Sì, Musicultura è un concorso bellissimo, penso il concorso più bello per un cantautore che provi a fare questo mestiere, perché è veramente qualcosa di immenso. Poi mi è capitato, dopo anni che provavo, sono sempre stata scartata. L'anno in cui sono stata presa è stato l'anno scorso, per l'appunto si veniva da un anno e mezzo in cui non si suonava, quindi l'ho affrontata un po' con voglia di fare, un po' con una paura incredibile di risalire su un palco, perché certo, poi senza pubblico, quindi avevamo la giuria sul palco. Sì, sa proprio di audizione. Eravamo in mezzo a suonare io con Edoardo e la giuria ai lati che ci guardava e ci commentava, e dopo l'esibizione ci ha fatto un sacco di domande, cioè erano molto interessati, quindi si vedeva proprio che era un ambiente dove ci sono persone che veramente vogliono promuovere questo mondo emergente, chiamiamolo così, e si erano documentati su tutto quello che avevo fatto, avevano ascoltato i miei pezzi. Bello. Precedenti, quindi è stata veramente una bellissima esperienza. Meno soprattutto male. In un periodo in cui non ci si poteva muovere, noi si è preso la macchina, siamo andati a Macerata, e quindi chissà anche cosa vi è sembrato, il senso poi di trasgressione. Esatto però bello insomma che ci sia serietà in questo mondo, come sappiamo, anche così pieno di proposte, di persone, sì, dove non è facile magari trovarla. La proposta è veramente qualità, ampia, ci sono tanti anche che non sono bravi, ma ci sono anche tanti bravi cantautori se uno li riesce a trovare, quindi diciamo la concorrenza è tanta. Poi la concorrenza non è per forza una gara, si può collaborare, certo, si può conoscere altre persone. Io in questi concorsi vado spesso vado soprattutto per conoscere altre realtà. A volte non succede, a volte certo, nascono idee, collaborazioni che non mi risultano interessanti, altre volte faccio amicizia, ci sono dei ragazzi con cui sono in amicizia di Bologna, di Torino, bello, di Roma, invece con cui mi sento e collaboro tuttora, magari faccio la comparsa in un video di un altro cantatore e lui la fa per è me. È giusto, deve essere una rete poi alla fine, no? Sì, questo è molto bello. Ora di recente infatti ho fatto un featuring con uno che ho conosciuto al Premio Lunezia, okay, che si chiama Tizio Bononcini, lo saluto perché certo, è bravissimo.
Di dov'è lui? Di Bologna. Ok. E ho fatto un featuring con lui che uscirà più avanti e spero in futuro di farne uno io. Perché per no? Per coinvolgerlo. E quindi sì, sono cose belle queste. Assolutamente, il lato bello. Avete anche fatto Rimini per la pace in questo sì, periodo? Da sempre poco, ora non mi ricordo la data. Sì, sono andata con Edoardo a Rimini, è stata un'avventura pazzesca perché siamo partiti nel pomeriggio, l'ho recuperato a Bologna perché lui ora abita a Milano, quindi è sceso a Bologna, l'ho recuperato a Bologna, siamo andati a Rimini, siamo arrivati giusto in tempo per fare una prova al volo per strada perché lui suonava anche con un'altra ragazza, una mia amica di Cesena, e che lo condividiamo io e lei perché gliel'ho sponsorizzato tanto perché è bravissima e anche lei è rimasta estasiata dalla sua bravura, e quindi quando si suona si va in posti dove siamo entrambe e lo condividiamo, quindi abbiamo fatto una prova per strada io e lei, poi ci siamo buttate a suonare e dopo 5 minuti aver suonato, oddio c'è il treno, bisogna ripartire, e siamo tornati a Bologna. Un'avventura, è stata insomma. Un'avventura, sì. Bello però. Senti, noi concludiamo con un'altra canzone dal tuo disco, l'ultimo che arriva, sarà il prossimo singolo? Ci stai pensando? Potrebbe essere, è una canzone che è nata da un... come si dice? Quando uno scrive una parola e poi per ogni... L'anagramma. Anagramma. No. Sai, non mi viene in mente. Non mi viene. Allora, aiutateci. Esatto. Da ogni lettera di una parola nasce un'altra parola. E quindi nasceva da un nome, non stiamo qui a dire, ognuno lo troverà da sé. Okay. E l'ultimo che arriva parla un po' della difficoltà di legarsi a una persona quando si ha ancora qualcun altro a cui pensare, e quindi è una cosa che risale a diversi anni fa, però mi ha fatto riflettere. Poi l'ultimo che arriva necessariamente l'ultimo brano del disco. Infatti anche l'ultimo con il quale noi concludiamo questa chiacchierata insieme a te, sperando di risentirti presto, sperando anche magari in una bella stagione fatta di concerti, di live. Sì. Speriamo che arrivino. So che sei molto impegnata anche sul fronte delle radio, ti stai muovendo molto anche per far girare la tua musica. Sì, poi ricordiamo la presentazione del disco, che facciamo un house concert. Bravissima. Il 27 aprile è sold out e il 28 aprile invece ci sono ancora i biglietti, li potrete acquistare stare su Eventbrite, e comunque mi contattate, vi mando il link. Giulia 27, cercatela sui social. Ribadirei il concetto che, avendo adesso un amico musicista milanese, ti sei fatta prendere da questi sì, eventi. Sì, concert molto di moda a Milano, e quindi lo faremo anche a Firenze. Esatto, no, come mi raccontavi, che invece è davvero una cosa che sta prendendo campo. È una cosa molto interessante. È molto carina, poi insomma situazione intima, bella, sì, ci sta con ci un sta certo con... genere come il tuo, sì. Poi alla fine più cantautorale, no? Sarebbe bello fare un tour nelle case della gente. Bello! Dai, io ti invito. Cioè, non c'è spazio quasi per nulla, però per me puoi suonare a casa mia. Se veniamo in acustico, tanto facciamo tutto in acustico. Fantastico. Con Edoardo Bruni e Franco Poggiali. Segniamo sul calendario. 28 allora. Aprile c'è ancora posto, pochi posti, quindi affrettatevi. Assolutamente. Grazie allora a Giulia 27, e noi ci salutiamo proprio con l'ultimo che arriva dal suo album Lo Stato Attuale delle Cose. Grazie Giulia. Grazie a voi. Per cattiveria, non è indolenza, è un problema di memoria e lontananza. Dagli errori non si impara niente e giocare non è sufficiente.